C'è già aria di Natale e questo, se interessa soprattutto l'area commerciale, se anche le nostre tradizioni fanno sentire questo clima nella vita di famiglia e in modo particolare per i bambini, anche la Chiesa si prepara all'evento del Natale con il tempo dell'Avvento, che può essere inteso come una grande finzione, e questo succede quando commemoriamo soltanto, quando il Natale è la rievocazione di un fatto del passato. E è bello rievocare, ricordare, rappresentare attraverso le varie forme, attraverso le luminarie, attraverso i canti, attraverso il presepe, però si rimane sempre nell'ambito del raccontare, del rivivere attraverso il racconto. Il tempo dell'Avvento che sta per iniziare è tempo di attesa e quindi si riferisce a qualcosa, o meglio, a qualcuno che sta davanti a noi, non che sta alle nostre spalle e che nella rievocazione facciamo finta di aspettare. Mancano un mese, mancano 15, mancano. No, è una finta. No, l'avvento che la Chiesa celebra è nella prospettiva di qualcuno che sappiamo ci viene incontro, di qualcuno che deve venire incontro, perché questo nostro mondo non è su un cammino aperto all'infinito, è su un cammino che ha una meta, e la meta è la casa di Dio, e la meta è il cuore di Dio, è Cristo che verrà a ricapitolare in sé tutte le cose. E quindi l'invito non è soltanto prepariamo nelle varie liturgie tradizionali il Natale, ma disponiamoci col cuore a riscoprire colui che viene, colui che si fa vicino e che porterà a compimento il nostro desiderio di bene. Buona settimana a tutti.